Ciao a tutti amici dell'Olivo e benvenuti in questo nuovo video. Questo video fa parte della serie relativa alla potatura dell'olivo e le sue forme di allevamento. Oggi in particolare approfondiamo l'argomento relativo alla soppressione e al raccorciamento dei rami. I rami di un anno possono essere tagliati alla base oppure spuntati a varie altezze. Si esegue la prima operazione verso la fine del periodo di allevamento per sfoltire le chiome eccessivamente dense e per alleggerire le cime delle branche, al fine di indebolirle per dare la possibilità ai rami sottostanti di accrescersi maggiormente e rivestire uniformemente la branca. I rami si spuntano a diversa altezza quando si vuole stimolare l'accrescimento dei germogli che si formano dalle gemme laterali del ramo tagliato. Si esegue la spuntatura dell'asse centrale della pianta nel caso in cui si voglia stimolare la formazione di branche laterali o branche principali. I rami di medio vigore, a seguito della fruttificazione, tendono a piegarsi, per cui nella porzione di curvatura del ramo si formano nuovi germogli. Con questa potatura si cerca di eliminare la porzione medio-terminale del ramo che ha fruttificato e si sostituisce con uno o due di quelli nati alla base. Gli stessi rami fruttiferi tendono anche a sviluppare un nuovo germoglio dalla gemma apicale. La scelta con la potatura di questo ramo apicale provoca un eccessivo allungamento delle branche fruttifere e l'aumento delle porzioni strutturali della pianta. Le zone fruttifere alle estremità di branche prive di vegetazione perdono vigoria e si esauriscono rapidamente. Comunque l'olivo emette facilmente nuovi germogli a seguito di una potatura più o meno energica, attraverso cui si assicura un buon rinnovamento delle branche esaurite, utilizzando e salvaguardando proprio quei germogli che sono più vicini alle branche primarie. Amici dell'olivo, con questo abbiamo esaurito questo argomento. Nel prossimo video parleremo dell'inclinazione e della curvatura dei rami. Come sempre vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!